L'elemento strutturale in Moretto non manca mai. Addirittura ci sono dipinti nei quali la struttura è così importante che il colore, non dico che viene a mancare, ma il colore diventa il modo attraverso il quale questa struttura riesce a essere comunicata nella sua pienezza. Ed è questo l'elemento che io penso Moretto sia riuscito a maturare in questi anni, e lo vediamo benissimo in questo stendardo delle Sante Croci, ma lo vedremo ancora meglio nei dipinti della Cappella del Santissimo Sacramento in San Giovanni Evangelista, dove proprio questa riacquisizione diventa fondamentale per Moretto. Diventa fondamentale perché l'artista, alla prova di se stesso e alla prova di quello che era il suo primo maestro, tra virgolette, anche se era giovanissimo, di pochissimi anni meno di lui, più di lui, che era Romanino, si trova a questa sfida fraterna con Romanino, e non è più un artista che guarda a Romanino, ma è al contrario un artista che si è fatto la sua strada. E davanti a quella che è la proposta di Romanino, che va da tutt'altra parte, perché porta avanti un tipo di rapporto col mondo veneto, diversissimo da quello di Moretto. Moretto contrappone una sua pittura che è assolutamente legata a questo senso di struttura che non può venire a mancare, questa struttura sulla quale poi si basa il resto della composizione intesa come colore. Questo si vede benissimo nella decorazione della Cappella del Santissimo Sacramento, che è tra l'altro un ciclo di dipinti molto complesso, perché quando venne ritrovato il contratto tra la scuola del Sacramento di San Giovanni Evangelista e i due pittori, Moretto e Romanino, che datava 25 marzo 1521, tutti si pensò, la critica chiaramente pensò, che i due artisti che avevano il compito di realizzare la decorazione tra il 21 e il 24 e avessero realizzato tutti i dipinti, e quindi avessero realizzato i sei profeti nei sovrarchi, il grande lunettone, le due tele del secondo registro e i quattro evangelisti, due per ciascuno. E questo tipo di seriazione cronologica però creava moltissimi problemi. Li creava sì per Romanino in qualche modo, anche perché risultava un Romanino genialmente avanti nel 21-24 con cose come il San Matteo e l'Angelo, oppure con le bellissime tele del secondo registro. Ma soprattutto creava problemi in Moretto, perché la parte superiore, cioè la lunetta e i sei profeti, a tutti gli effetti hanno un linguaggio che è molto molto differente con quello del registro inferiore, in particolare più che con l'Elia e l'Angelo, che in qualche modo riesce a confonderci in qualche modo, proprio anche per queste tonalità argentee, per questo riferimento a questo paesaggio spiegatamente ampio, che ha a che fare sia con la cultura veneta che con la cultura nordica. Tutti questi elementi che in qualche modo possono confondere l'osservatore, che in qualche modo può essere anche un po' distratto. Diverso è il discorso della Caduta della Manna, che a tutti gli effetti è un dipinto pienamente manierista e che non si accorda per niente con Moretto del 21 o del 24, e che quindi creava subito problemi, e che aveva dato o dava l'impressione di trovarsi davanti a qualche cosa di incomprensibile. Al contrario, ancora qui, gli studi di Alessandro Ballarin hanno portato
definire due momenti, due campagne ben distinte nella decorazione di questa cappella. La parte superiore, e quindi, ripeto ancora, la lunetta e i sei profeti del sovrarco, che dovrebbero essere stati realizzati tra il 21 e il 24, e invece il registro inferiore, che dovrebbe datarsi negli anni 40, nella prima metà degli anni 40. E questo funziona benissimo con i dipinti della parte inferiore di Romanino, ma funziona molto bene anche con i dipinti della parte di Moretto. Non sono del tutto convinto che Moretto abbia consegnato negli anni 40 tutti e quattro i dipinti, cioè i suoi due evangelisti, l'Elia e l'Angelo e la Caduta della Manna. A mio parere, la Caduta della Manna ha una grammatica che va più avanti, va già verso la fine del decennio, quindi la fine degli anni 40, se non addirittura l'inizio degli anni 50, proprio per questo ispessirsi dei personaggi. È chiaro che la Caduta della Manna ha bisogno di tanti personaggi, però c'è modo e modo, no? Qui c'è proprio un ispessirsi dei personaggi che hanno a che vedere proprio con le pitture dell'ultimo periodo di Moretto, cioè dalla fine degli anni 40, ma soprattutto inizio degli anni 50. Comunque, di fatto, non è detto che Moretto abbia completato nello stesso arco di tempo di Romanino, che probabilmente ha realizzato il tutto in brevissimo tempo. Non è detto che anche Moretto abbia realizzato tutto in brevissimo tempo. C'è da pensare che gli anni 40 sono un periodo di grandissima attività di Moretto e che quindi anche le commissioni potevano subire un grande slittamento. Però di fatto, per tornare al discorso sulla cappella del Santissimo Sacramento in San Giovanni Evangelista, si deve dire che la parte superiore, per tutti e due gli artisti, è stata realizzata con tutta probabilità tra il 1521 e il 1524. Che cosa raffigura Moretto? Raffigura sei profeti nel sott'arco, e raffigura invece l'ultima cena nella grande lunetta. Ecco, quello che interessa a me in questo momento è ragionare un attimo proprio su questa lunetta, che è uno probabilmente dei dipinti più belli di Moretto. Uno dei dipinti più belli di Moretto in questa stagione. Straordinario da un punto di vista della concezione, ma anche straordinario perché a distanza di pochissimo tempo dalla realizzazione dello stendardo delle Sante Croci, ci mette davanti proprio a quelle che sono le istanze di cui ho parlato fino adesso, ovvero il fatto che Moretto, per realizzare quest'ultima cena, va a pescare in maniera ancora più profonda in quelle che sono le sue radici, in quelle che sono le sue origini. E lo vediamo benissimo, perché a tutti gli effetti quest'ultima cena riprende, sebbene chiaramente con un tipo di cultura e con un tipo di attenzione differenti, molto veneziane, riprende comunque il Cenacolo di Leonardo. È chiaro che il Cenacolo di Leonardo era un testo che era diventato universale all'altezza del 21, ma qui si nota un rapporto molto molto più profondo, non solo con la pittura di Leonardo, ma anche con quella dei leonardeschi, con il modo di fare tipicamente lombardo, con questa tavola imbanditissima. Pensate che è un dipinto che si trova a una grande altezza, ma è descritto nei minimi particolari, la luce straordinaria che taglia la scena. E quindi una grande, grandissima attenzione non solo ai particolari, ma a questi particolari che diventano strutturali. Continuo a ripeterlo. Anche qui noi parliamo di realtà, noi parliamo di naturalezza, di naturale. Ecco, questo realismo lombardo passa attraverso, lo ripeto, non soltanto la ripresa grafica
di quello che viene raffigurato, ma anche sulla sua plausibilità. Cosa vuol dire? Significa che quello che io ho davanti non è semplicemente qualcosa di dipinto, ma mi pare di poterlo rintracciare nella mia esperienza. Questo è il fatto in sé, cioè il dato di realtà dipende, cioè dal fatto che io mi trovo davanti a qualcosa che strutturalmente ha un carattere che io riconosco. E questo è importantissimo da tenere presente, perché altrimenti la confusione si fa, cioè io sono bravo a fare un'opera di mimesi, cioè faccio qualcosa che assomiglia talmente a quello che è reale che sembra reale. Ecco, non è semplicemente questo, è un umore il realismo, il naturalismo lombardo, è un umore, intendo dire, è qualche cosa che non è semplicemente legato alla sua rappresentazione, ma è legato strutturalmente a quello che l'oggetto in sé viene comunicando. So che non è un concetto facile, però se voi guardate anche questa ultima cena, vi rendete conto di come qui Moretto riesca a fare in modo che le figure e gli oggetti abbiano un impatto che non è un impatto soltanto di piacevolezza cromatica. Non è soltanto questo che colpisce, ma è qualche cosa di molto più profondo, ovvero il fatto che questi personaggi siano messi in scena al punto da riuscire plausibili, al punto da riuscire naturali. E questo, cioè, rende quest'ultima cena straordinariamente interessante, perché dà alle figure una forza, una capacità che non dipende dalla loro piacevolezza cromatica soltanto, ma dal fatto che queste figure abbiano il loro modo di porsi all'interno non solo dello spazio, ma anche all'interno della mente di chi le guarda. E perciò voi vi rendete conto e vedete che questa scena è una scena che certo sì, riprende Leonardo, riprende i leonardeschi, si immerge all'interno di un cromatismo straordinario che gli viene da Tiziano, ma di caratteristico ha proprio questa ripresa e questo modo di mettere insieme queste due eredità, e che diventa plausibilissima qui. Non c'è soltanto questa grande quinta scenica di questo interno tutto di marmi, e che sarà un elemento tanto caro a Moretto e che andrà avanti almeno fino alla fine degli anni 30, ma è qualcosa di molto più pregnante, ovvero quest'ultima cena in qualche modo diventa la risposta da parte di Moretto alla pittura a lui contemporanea. Lui fondamentalmente si trova davanti a questo modo di intendere la pittura, e che sarà sempre suo, che è quello di non confondere la capacità di rendere attraverso il cromatismo le figure, ma di fare in maniera che il cromatismo le rivesta, perché le figure sono strutturalmente loro. E questo noi lo vediamo qui, ma lo vediamo anche nei profeti che si trovano nel sott'arco. Riguardo ai profeti, secondo me è ancora molto interessante e molto plausibile la proposta fatta da Ballarin, che dice che se l'ultima cena può essere sì stata lavorata nel 21, i profeti sicuramente sono stati lavorati dopo, e questo non semplicemente perché Moretto non potesse far tutto nel 21, non l'avrebbe comunque fatto, ma per un motivo. A Brescia il 1522 è un anno di grande importanza per un motivo. Giunge nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso il Politico Averoldi di Tiziano, ed è, se si vuole usare un'immagine colorita, è un sasso in una piccionaia.
per il fatto che il politico Averoldi viene a scardinare completamente il modo di concepire la pittura veneziana fino a quel punto. Prima di tutto, il politico Averoldi, per la carriera di Tiziano, è un punto di passaggio, è un punto di snodo dall'ultima giovinezza di Tiziano alla piena maturità, cioè il passaggio dal classicismo cromatico a quella che sarà la sua pittura della pienissima maturità. Quindi il politico Averoldi ha una sua forza di imposizione che non dipende dal fatto di arrivare a Brescia, dove non c'era niente di Tiziano e che quindi doveva essere d'impatto. È d'impatto proprio per il fatto che comunque anche nella carriera di Tiziano ha una forza d'impatto, una forza di passaggio. E questa forza d'impatto serve a rimeditare anche da parte di Moretto un po' tutto il suo modo di dipingere, ma anche la sua proposta. Perché? Perché il Tiziano che arriva a Brescia è un Tiziano che rimedita il classico, ma non più semplicemente come qualche cosa di archeologico, qualche cosa da rivedere in senso estetico, ma è qualche cosa che diventa qualcosa di più. Sto cercando di spiegarmi nella maniera più semplice. Lì Tiziano, dal politico Averoldi in poi, ha un rapporto con il classico dialettico e non più semplicemente di rispetto, invece a dir così. Se voi prendete Amor Sacro, Amor Profano, i dipinti del periodo del classicismo cromatico, che sono straordinari, sono meravigliosi, mostrano un Tiziano ossequiente nei confronti del classico. Un Tiziano che guarda il classico e non lo vuole rifare. È troppo genio per rifare qualche cosa. Ma vede l'elemento classico e in maniera ossequiente dà la sua versione. Ecco, dal politico Averoldi in poi, Tiziano non guarda più in maniera ossequiente il classico. Dà la sua versione, ma dà la sua versione perché il classico è in lui, perché l'elemento classico non ha più a che vedere con qualche cosa di passato, ma è entrato, possiamo dire, nel suo sangue. Se voi prendete il Cristo risorto del politico Averoldi, potete citare tutto quel che volete del mondo classico. C'è dentro il Laocoonte, ci sono le statue classiche, così come nel meraviglioso San Sebastiano di una delle tavole. Cioè, sono a tutti gli effetti trasposizioni di qualche cosa che c'è nel classico, ma sono portate all'estrema conseguenza attraverso questo elemento cromatico. Cioè Tiziano prende, guardiamo se riesco a dire qualcosa di arrischiato, prende il marmo e lo trasforma in colore. E se voi lo guardate da vicino, a tutti gli effetti, c'è una disgregazione della forma, solo e a vantaggio del colore, quindi del colore che riesce a plasmare, che è straordinaria. Cioè Tiziano a tutti gli effetti riesce a fare in maniera che i corpi, le forme, il marmo, possiamo dire così, non sia più semplicemente tradotto in pittura, ma sia pittura. E qui immaginatevi che cosa doveva dire l'arrivo di una cosa del genere a Brescia, dove fondamentalmente lavoravano due giganti come Moretto e Romanino, insieme a tantissimi altri che entravano nel panorama culturale, e arriva questo politico Averoldi che sconvolge tutti,
chiaramente sconvolge, ti sconvolge pure Moretto. Ma lo sconvolge in che modo? Perché questo è interessante e lo vediamo bene in questi profeti. Sconvolge Moretto riguardo alla libertà. Cioè, se voi prendete uno a caso i profeti di questo ciclo, vi rendete conto di come Moretto non muti moltissimo di se stesso dal punto di vista della proposta pittorica. È già avviato a questo cromatismo che si fa prezioso, soprattutto nelle tonalità argentee, in questi panneggi che hanno sempre un risvolto di seta e quindi con la possibilità di dare dei riflessi straordinari di luce. Però che cos'è che cambia? È l'impatto sulla struttura. Intendo, tutti questi profeti che sono raffigurati in genere a mezzo busto e che tengono in mano dei grandi cartigli sui quali sono scritte le loro profezie, hanno una forza di impatto che deriva loro dal fatto di avere una forte strutturazione, una forte struttura, ma questa struttura non impedisce loro di essere liberi. Voi prendete ancora una volta l'ultima cena di Moretto, fatto l'anno prima, e vi rendete conto di quanto esista di meccanico nel costruire le figure. Meccanico. Non nel senso negativo, perché per l'amore del cielo, vi ripeto, l'ultima cena è un gran capolavoro. Però questo elemento meccanico deriva da Moretto, da un lato da quel tipo di testamento che gli viene dalla cultura milanese e quindi dalla cultura lombarda, diciamo così, ma questo tipo di rapporto diventa qualche cosa che non dico imbriglia la struttura, perché non la imbriglia, ma fa in maniera che la costruzione così tetragona, la costruzione così necessaria delle figure renda queste figure in qualche modo imposa. Queste figure che per avere una loro strutturazione definita hanno bisogno di un tipo di rappresentazione che non sia così libera come invece vedremo essere libera nei profeti. Io penso che i profeti prendono dalla lezione di Tiziano del Politico Averoldi proprio questa libertà del mettersi nello spazio. Credo che uno dei testi che riesce a sconvolgere Moretto del Politico Averoldi sia proprio l'Angelo dell'Annunciazione, che lui pure svolge un grande cartiglio sul quale è scritto Ave Maria e che è posto di profilo e lascia battere la luce sulla sua manica bianca. E questo credo che sia stato uno degli elementi che ha sconvolto Moretto riguardo alla possibilità del fare delle figure in completa libertà. E ripeto, se voi prendete i dipinti delle tavole del Politico Averoldi, vi rendete conto che lì Tiziano va avanti secondo il suo criterio, ovvero fa in maniera che il colore plasmi le figure, fa in maniera che non ci sia niente che blocca la forza del suo della sua invenzione, perché è tutto colore e tutto questo colore riesce a essere corpo. Moretto parte da un principio differente, cioè parte dal principio della struttura, ovvero parte dal principio di queste forme che già esistono, alle quali dà un colore. Non è facilissimo anche questo da spiegare, anche perché è qualcosa di abbastanza complesso, però se voi prendete questi profeti, vi rendete conto di come Moretto, d'un balzo, riesce a superare un altro problema, che era il problema del riuscire a rendere
in maniera, come possiamo dire, in una maniera molto più libera le figure. Se tornate indietro, vi rendete conto che il modo con cui Moretto risolve questo problema nel periodo giovanile è quello di mettersi in rapporto con gli anticlassici. Lo vedete nella Paletta di Atlanta, lo vedete nella Palla di Sant'Eufemio della Fonte. Vi rendete conto che il modo attraverso il quale Moretto cerca di risolvere il problema della struttura delle figure e della loro libertà, lo cerchi di risolvere in quel modo, cioè con lo scardinare quella che è la struttura che potremmo dire gli deriva da quel tipo di mondo, che è un mondo che mette insieme realtà e classicismo. E lo supera in questa maniera, in un primo momento. Nella prima natività, cioè quando si trova nella Cappella del Sacramento, guardando il Polittico Averol, che sicuramente lo ha sconvolto, Moretto riesce a trovare la soluzione, riesce cioè a fare in maniera che la struttura non diventi limitante per la figura. E questo noi lo vediamo in alcuni tra i più belli di questi profeti, tra cui credo uno dei più belli sia il profeta Davide, che allarga il suo bellissimo cartiglio e ha questo viso, viso da grande vecchio, ed è immerso in questa luce che lo plasma, che lo costruisce. Ma anche qui noi vediamo come il Moretto riesca a tirar fuori da questi personaggi una forza che non si fa solo colore. Cioè, a me interesserebbe riuscire a farvi capire che il cromatismo in Moretto non è un cromatismo che plasma le figure. Le figure hanno già la loro struttura e quindi il colore e la soluzione cromatica veneziana per lui sono sovrapponibili. E quel che viene fuori sono queste figure che non si disgregano con il colore, ma piuttosto diventano potenti proprio perché il colore riesce a fare in maniera che la loro corposità sia messa ancora in maggiore evidenza. E qui noi ci accorgiamo di quanto la lezione della luce cominci ad essere importante per Moretto. Questa luce che arriva ancora una volta, gli arriva ancora da Tiziano, ma arriva anche e si sviluppa pian piano anche attraverso quell'altro artista straordinario che lavora a Brescia, che è Savoldo. Mi piacerebbe che guardaste bene proprio la figura di Davide e questo viso di vecchio, ma soprattutto questa tensione luministica, questo modo di fare le ombre, che non è un distinguere luce dall'ombra, ma è un plasmare attraverso le ombre. È qualcosa che sta venendo fuori proprio in questi anni grazie a Savoldo. E quindi il fatto di vedere queste soluzioni ci fa anche capire come il Moretto della Cappella del Sacramento, soprattutto i profeti della Cappella del Sacramento, della parte morettesca, hanno un grandissimo rapporto con la pittura che si fa avanti in quegli anni. Cioè, da un lato, la novità di libertà data da Tiziano, dall'altro, quella che ancora Ballarin chiama l'aria di casa e che arriva e che si compenetra con Moretto proprio grazie a quelle che sono le avvisaglie e le novità che invece sperimenta Savoldo. E tutto questo ci fa capire come Moretto non solo sia pienamente inserito all'interno della sua cultura del tempo, ma sia in qualche modo una vera e propria spugna che
prende tutto quello che gli serve e che lo utilizza per fare la sua pittura. Io sono anche convinto che questi profeti siano un caso straordinario di come Moretto riesca a dare soluzione monumentale. È la prima volta che ce la fa, una soluzione monumentale alle sue figure. Se voi guardate l'ultima cena, non c'è ancora questa monumentalità. C'è la struttura, ma non c'è ancora la monumentalità. Voi prendete invece il Davide, oppure, andiamo un po', potete prendere qualcun altro di questi profeti, come potrebbe essere questo Aggeo, ma ancora di più, guardiamo, potete prendere Geremia. Vi rendete conto di come queste figure sono capaci non solo di stare nello spazio, non solo di avere una struttura, ma di avere una monumentalità? Ed è qualcosa che Moretto riesce a capire, a intuire, a mettere sulla tela guardando la potenza del Politico Averoldi, ma rileggendola non solo più e soltanto con quella che è la sua storia iniziale strutturale, ma anche attraverso quello che è il rapporto che verrà fuori pian piano, non troppo pian piano, con la cultura di casa, che è la cultura soprattutto di Savoldo.